Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Fast Food Manager. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto che possiamo finalmente comprare la bancarella del kebabaro, il mitico kebabaro, perché i soldi che mi ha preso, diciamo che mi ha fornito il nostro barista, hanno dato i loro frutti, quindi io non ho più fatto altre giornate dopo quella che avete visto in video, però ci sono arrivati $400-500, per cui adesso possiamo tranquillamente andarci a comprare il kebab, la bancarella ovvero del kebab, per cui andiamo, se ce la faccio, se la trovo, a prendere le proprietà, ok? 6,50, compriamo assolutamente la bancarella del kebabaro, che credo sia questa, sì, esatto, perfetto, è questa qua, mi mette for sale, adesso vediamo di, diciamo, andarla a personalizzare, tra l'altro lei di fianco anche a quella dello dog, però prima di fare questo io devo assumere una persona, ammazza, certo che sono brutti forti. Allora, questa fila sotto è per gli hot dog, ma io prenderei lui, mi ispira fiducia questo qua. Dai, prendiamo lui che mi ispira fiducia, dai. Ok, perfetto, questa... Ah, no, ma è una lei, peraltro. Chiedo scusa, signorina, l'avevo scambiata per un altro. Vabbè, allora... Quindi vado a darle, ovviamente, i paninozzi, poi prendiamo tutti questi che gli... Perché mi ha fatto sta cosa? Non lo so, sinceramente non lo so, cioè, ma uno per volta me li fai prendere seriamente? Ok, allora, ho svuotato il frigo, le ho dato a lei tutte le cose, anzi gliele sto dando, qua c'ho 8 panini, c'avevo in realtà una marea di roba ancora che potevo effettivamente utilizzare. Ok, lei sta iniziando a servire i clienti, che cacchio è successo? Ok, sarà buggato malissimo il pane, va bene, c'è un tizio che cammina... Oh là, perfetto, abbiamo finito, il nostro inventario è anche vuoto, ok, va bene, questa sta facendo cose, ok, spero che stia servendo effettivamente le genti. Allora, intanto vado ad aprire il bar, ragazzi, perché qua dobbiamo assolutamente andare ad aprire il nostro barozzo. Sto facendo un giro del cavolo, ma comunque, vabbè, ci dovremmo arrivare lo stesso, sì, eccolo qua, perfetto. Allora vai, vai, apri sto bar, dai, muoviti. Ok, e il bar l'abbiamo aperto. Impostare i prezzi per le merci, va bene. Allora, carne, ok, pacchetto pane kebab, cavolo, cetrioli, pomodori, carote nella confezione, ketchup e maionese. Mazza, oh, devo comprare un botto di roba per fare queste cose. Porcaccia Eva, dovrò anche ricomprarmi o comunque andare a spostare anche il frigo, perché se no è un bel problema. Prendiamo il tagliere, no, perché c'ho l'inventario completo. Va bene, allora iniziamo ad andare a portare intanto tutta sta roba. Mi serve il frigo, tra l'altro. Mi serve assolutamente lo frigo. Quindi bisognerà fare un po' di avanti e indietro, ragazzi. Vabbè, intanto che loro due guadagnano, tanto sappiamo che i due tizi, vedete qua, stanno lavorando. Potrei mettere anche altri tavolini a questo punto, poi li metterò. Però l'importante è che loro per intanto lavorino. Ok, quindi, allora, vediamo di mettere giù tutta sta roba. Allora, per adesso la metto qua, poi ovviamente la andrò a mettere nel frigo, Adesso è giusto per svuotarmi un attimo l'inventario, c'ho 25 pomodori qua. Va bene, allora, facciamo così, togliamo da qua il frigo, perché tanto qua non mi servirà comunque più. Tanto mettiamo tutta la tizia e il frigo a sto punto me lo vado a mettere qua. Tanto, oh, il frigo finalmente lo posso posizionare dentro. Sì, ma qua rompe un po' le balle, io quasi quasi a sto punto lo metterei qua. Perfetto, allora aggiungi all'inventario, credo che sta roba io la possa mettere in frigo, no? I pomodori, tutta sta roba qua. Penso proprio di sì, penso e spero, perché almeno li conserviamo freschi e via. Ok, mettiamo dentro i cavoli, bel ketchup e la maionese, direi di no. Poi dovrò scoprire come caspita si fanno ste cose. Va bene, allora posso... No, non me li fa mettere. No, non me li fa mettere in frigo, ragazzi, i pomodori, ma seriamente. Mi sa che devo prendere un altro scaffale anche qui, perché sennò qua è un bel casino. Va bene, allora, dai, il frigo l'abbiamo messo. Adesso torniamo un attimo là a comprare ciò che ci serve. Torniamo là a comprare ciò che ci serve, perché cos'è che ci mancava? Il tagliere. E poi adesso controlliamo, perché sinceramente non mi ricordo. E poi devo anche comprare i macchinari, che mi sa che due o tre cose le devo prendere. E va bene, poi prenderò anche i tavolini. Non credo di riuscire a prendere tutto oggi, perché comunque costano anche parecchio.
Però va bene, allora intanto prendiamo il tagliere, perfetto. Dunque, vediamo un attimino cosa devo comprare. Allora, carne, pacchetto, pane, kebab, ok, cavolo, cetriolo, pomodori li ho. Ah, carote, basta, le carote mi sono, carote nella confezione. Dove le vede le carote nella confezione? Io non vedo carote in giro da nessuna parte, scusatemi. Non è che intende patatine magari, perché io carote non ne vedo qua. Ah no, carote in confezione, ammazza, pensavo fosse gelato io. Vabbè, prendiamone 5, dai, tanto queste le mettiamo in frigo. Va bene, l'attività l'ho completata, perfetto. Poi, tavoli e sedie va bene, però io devo prendere press grill, kebab grill. Ammazza, devo prendere un botto di roba, mi sa che non mi bastano i soldi, eh. Credo che non mi bastino i soldi, a parte che è già sera, peraltro. Ma a parte quello, ed è un bene perché così ci arriva la roba del... come si dice, dei due locali. Però io adesso ho solo 2,36, non mi basterà mai sta roba. Aspetta, poi cos'è che serve? Vassoio verdure, tagliere, portacoltelli, ce l'ho già. Vassoio verdure, vabbè, questo costa poco. Questo che cacchio è? Non lo so. Questo non mi serve, questo non mi serve, questo non mi serve. La pressa grill, ma è questa? Griglia per la stampa, sarà questa che intende? Sì, penso per il pane mi serve sempre questo. E c'ho l'inventario completo. Mannaccia la miseria, c'ho l'inventario completo. Va bene, niente, dai, andiamo a mettere in bancarella ste cose. Perfetto. Poi vado a mettermi il mega grigliozzo. Me lo metterei magari qua, vicino. Perfetto. Ok, qua così accendiamo la griglia, ottimo. E a questo punto, quindi io posso prendere le cose così e metterle... Ah, una per volta. Ho capito, ma... Ah, no, ok, me la fai aggiungere, sì. Sarà meglio, perché se no... Se me ne facevi mettere solo una, diventava seriamente un problema. Ok, quindi qua ci mettiamo le verdure così. Stessa cosa penso per i pomodori, no? Immagino. Eh sì. Ah, molto carina questa... Ops, cavolo, che no, vieni qua. No, dai. Dove cacchio è andato il mio cavolo? Cavolo, torna da papà, vieni. Cavolino? Niente, il cavolo è andato, basta, il cavolo non lo rivedremo mai più nella vita, vabbè. Vabbè, fa niente. Sì, se... No, aspetta che mi scappa via anche il pomodoro qua. Allora, oh, ce l'abbiamo fatta, vai. Aggiungi qua, perfetto. Tac, mi mette anche la bandierina con gli ingredienti, pensate che sciccheria. Quindi in teoria di pomodori ne potrei anche fare più di uno contemporaneamente, così almeno ce l'abbiamo. Perché se no diventa un problema. Ok, perfetto. Quindi me l'aggiungi qua. Va bene, questo me l'aggiungi qua. Ma sono una giornata intera per preparare sta roba. Va bene, poi cetriolonzo. Anche di questi magari io ne metterei... Dove cacchio l'ho messo? Ok, ne metterei più di uno perché se no qua famo notte. Ok, dammi un coltello. Tac. Sì, col cavolo. Ok, tac e tac. Perfetto, la giornata lavorativa è finita. Non abbiamo manco iniziato praticamente. Ok. E penso che le carote io le possa mettere direttamente qua. Immagino, no? Esatto, yes. Ok, e qua abbiamo le nostre carotonze. Perfetto. Mi manca solo la griglietta. Ok, andiamo a prendere la griglia sperando che mi avanzino dei soldi. Perché io devo comprare un po' di ciambelle per il tipo. Sì, però non c'ho soldi. Cioccolato, tavolette no, ti manca il cioccolato normale. Vabbè, questo posso iniziare a comprartelo, tanto costa poco. Allora, facciamo una cosa ragazzi, io vado al volo a dormire. Così almeno viene mattina, visto che adesso abbiamo finalmente il letto per poter dormire. Quindi andiamo qua, ok, mazzo, sono entrato proprio al volo. Ho 499 per... Oddio, perfetto. Allora, facciamo così. Veloce, no, volevo provare almeno a fare un kebab, almeno uno. Quindi apriamo subito i nostri locali, innanzitutto, che è una cosa fondamentale. Quindi questo apri, bravissimo, adesso andiamo di là, anzi potevo anche passare di qua, che faccio prima effettivamente. Apriamo gli hot dogs, ok. E poi vado a portare anche le ciambelle al tizio, che devo ancora comprare, ma non c'avevo soldi. Ma noi abbiamo fatto 501 da entrambe le bancarelle, così poco abbiamo fatto. Beh. Strana sta cosa, strana. Va bene, dai, allora la piastra ce l'abbiamo, ok. Poi dovrò ricomprare anche per me le birre e tutte quelle cose lì, perché
Adesso sono tutte qua, quindi va bene, apri anche questo. Star lì a battere la fiacca che bisogna lavorare, lavorare. Ok, allora, fammi vedere solo un attimo adesso. Intanto devo anche personalizzare un attimo il mio kebab. Ok, sì, devo fare tavoli e sedie e impostare i prezzi delle merci, giustamente. Quindi Luca Babbaro, mettiamo questo, attività completa, ok. E lo facciamo, mazzo, il kebab costa un botto, 11,75, perfetto, vai, 11, possibile aprire? Ah, devo per forza prendere i tavoli? Ah, cacchio, m'ha fregato, pensavo di poterlo fare anche senza tavoli e sedie, invece m'ha fregato alla grande. Non so come, quanta difficoltà abbia a preparare il kebab, non so, non l'ho mai cucinato io davvero il kebab, quindi non ne ho la più pallida idea. Quindi mettiamo solo 3 sedie, giusto per avere almeno, perché cos'è che vuoi ancora dalla mia vita? Posiziona l'attrezzatura. Ah, perché manca la griglia. Allora, credo che io debba prendere qua il coso del kebab, no? Immagino. E questo qua mi gira e si arrostisce. Ok. Crudo, va bene. Si dovrà cuocere, ovviamente. Come metto il kebab qua sopra? Perché, ah, me lo fa aggiungere. Ah, ok. Allora, lo vuoi col cavolo? Ti è. Cos'è che vuoi? Pomodoro. Ti è. Poi ketchup e maionese. Allora, uno. Questi conviene che li tengo qua. Due. Ok, e adesso? Ah, così. Fighi. Ah, e poi lo cuocio qua. No, bellissima sta cosa. Ok, ho capito. Ragazzi, ho capito. Ok, quindi qua e me lo metti qua. Ok, poi mi vuoi sempre il cavolo. Vuoi le carotonze, queste qua. Vuoi i pomidori, ok. E vuoi la maionese, tiè. Ok, perfetto. Allora, mettimelo un attimo qua. Apri questo, questo è cotto. Oh, vieni qua, che babbo. Ok, aspetta. No! Scusa, mi è cascato per terra, ma è più buono, te lo giuro. Te lo giuro che è più buono. Abbiamo fatto il nostro primo kebab, ragazzi. Bellissimo il kebab. No, il kebab è una figata. Vabbè, mo quello si mette a girare, non glielo darò mai più nella vita. Vabbè, facciamo quello sotto, va. Allora, il cavolo lo vuoi, quindi poi vuoi le carote. Poi vuoi i cetriolini, ti è. Vuoi i pomodori, ti è. E vuoi anche questi. Ammazza quanta roba, oh. Leggerina sta cosa, eh. Vai, vai, butta dentro. E chiudi un po'. Ok, vai, perfetto, perfetto, dai, andiamo a fare quell'altro per intanto. Ok, andiamo a fare quell'altro prima che sparisca il tizio, questo non è ancora pronto. E solo che qua, rispetto agli hot dog, è un po' un casino farli prima, perché qua, in base a quello che ci vogliono dentro, diventa un po' un problema fare le cose prima. Allora, questo vuole solo... Ah, questo addirittura non vuole neanche le cose, vuole solo questo e maionese. Ma un kebab così, ma che schifo. Allora, quella che voleva solo il cavolo, dove è sparita? Eccola qua. Tiè. Te lo do a te. Va bene. Quella su non ce la farò mai, perché devo anche tagliuzzare le verdure. Ok, io ho perso un coltello, che è pericolosissimo, peraltro. Va bene, quindi... metti le cose un attimo qua per adesso. E pigliale però, quanto è lento. Niente, dai, facciamo il militare sotto, va. Perché sennò quella là non ce la faremo mai. Non so neanche se ce la faccio col militare. Vuoi le carote, vuoi i pomidori e vuoi la salsa. Ok, vai e vai. Ok, poi l'altro militare mi vuoi senza carne. Quindi, che cacchio ho fatto? Ho preso... Ok. Allora, aspetta, militare, che arrivo. Dai, cuociti. Non ce la facciamo manco lui. Porca miseria. E che sfiga, dai, se n'è andato adesso. Questo non gli andrà bene, che palle, niente, questo mi tocca buttarlo. E allora, mi sembra che duri però meno il tempo, sinceramente, rispetto a quegli altri, eh. Vuoi pomodoro, vuoi questo, via, 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 vai subito veloce, veloce, veloce. Muoviti veloce. Allora, questo è un po' più un casino, perché comunque lo vogliono, tutte le volte vogliono una cosa estremamente diversa. E quindi non posso farli prima rispetto all'hot dog, perché l'hot dog gli mancavano solo le salse. Dai, 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 tira via, corri, 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 tieni il militare. Mamma mia, al pelo ce l'ho fatta, ragazzi, al pelo. E quindi è un bel casino,
È veramente un bel casino. Senti, ma se ti... ecco, te li metto direttamente così. Allora, faccio direttamente l'ultimo. No, lo sta spingendo via. C'era il tizio che lo stava spingendo via. Allora, facciamo direttamente l'ultimo, perché sennò la vedo estremamente difficile. La vedo veramente estremamente difficile. Vabbè, un po' di soldi li ho fatti, comunque, col kebab. È un bel casino. C'è da capire un attimino come prepararli. Come prepararli prima. Cioè, se possiamo magari tipo fare una base che più o meno va bene a tutti e poi gli aggiungiamo cose, però, come detto, non è assolutamente facile. Vabbè, ragazzi, allora, sono ormai le 21, quindi tra poco chiudiamo il locale, infatti il lavoro è terminato, per cui vediamo giusto se riesco a fare l'ultimo clientozzo, anche se sinceramente non lo so. Questo mi vuole le cose, poi vuoi le... carotine, mi vuoi i pomodori? Li ho già finiti, ma non avevo tagliato uno prima. Vabbè, vuoi questo? Ok, quindi pomodoro te lo metto direttamente qua. Poi mi vuoi il ketchup, mi vuoi la maionese. Bel casino fai kebab comunque, cioè più che altro perché servono un sacco di cose. E non è facile, perché come detto non è che posso tanto fare delle basi prima. Cioè sì, posso magari preparare un po' di pane aperto e lasciarlo così. Magari gli metto, che ne so, il cavolo, che bene o male vedo che va un po' a tutti. Però non è semplice, eh? Non è semplice, perché comunque vanno fatti uno per uno alla fine. Alla fine vanno fatti uno per uno e quindi un bel casino. È vero che guadagniamo tanto, perché guadagniamo 10 a kebab. Però, come detto, è bello difficilotto. Quindi anche qua, come del resto per gli hot dog, soprattutto all'inizio, c'è da capire un attimo come organizzarci. Quello lì ormai non ce la facciamo a farlo, ma vabbè, non è un grandissimo problema. Anche qua, adesso che ho capito il funzionamento, dovrò organizzarlo decisamente in maniera diversa. Va bene, ragazzi, io comunque direi che posso concludere qua questo nuovo video dedicato a Fast Food Manager. Allora, mancano delle birre, la birra scura, sì, qua mi mette la lista praticamente di tutto ciò che manca nelle altre bancarelle, ma è roba che io non sto vendendo comunque. Nella prima bancarella sto vendendo tutto e va bene, poi gli porto quello che gli manca, ma nella seconda bancarella in realtà no, non sto vendendo tutte, quindi giustamente adesso mi dice che manca un sacco di roba, ma in realtà è un sacco di roba che a me nell'altra bancarella non serve assolutamente. Va bene, ragazzi, quindi direi che posso concludere qua questo nuovo video dedicato a Fast Food Manager, con la nuova attività dedicata al kebabaro, eccola qua. Mi raccomando, voi sostenete questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio canale Twitch, lo trovate sotto in descrizione per non perdere nessuna delle mie prossime live. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!